ragazzi, come va? Io sono Ferenica. E hey, sono Steph. E questo è Roblox. E siamo su Bloxhunt, ovvero molto più semplicemente nascondino. Credo che sia una modalità che conoscete già da Minecraft. È famosissima anche qua su Roblox. È da tanto tempo che volevamo fare questo video ed eccoci qua. Non so bene perché siamo dei tacchini, però. Siamo fantastici. Non so perché ci sia questa cosa, ma siamo tutti carinissimi. Guardaci. Dei tacchini che vanno in giro. Io sono un tacchino rosso. Io sono blu. Siamo avversari. Credo che io devo cercare chi si nasconde. Esatto. Siamo avversari. Sì, devo trovarti. Ho visto qualcosa muoversi. Chi sei? Allora, io mi sono nascosta, quindi ora guardo il tuo schermo e vedo cosa combini. Ho già beccato il guest qualcosa, che ti dico che adesso sarà assieme a me a cercare quelli che si nascondono. Okay. E ne ho già beccato anche un altro. Sono bravissimo a trovare persone. No, smetti di correre. Io ti dico solo una cosa. Sì. Che uno che mi deve stanare è entrato nella stanza ed è uscito, quindi non mi ha visto. Non sei tu, è stato un altro. Mi hai dato un bel indizio, perché ora posso sapere bene o male in che stanza sei, tipo questa. Chi lo signorina, sa? Signorina, dov'è? Chi lo sa? Allora, i computer mi sembrano tutti messi in senso logico. Sì, sono messi bene. I libri sono in senso logico. Questo vaso. Molto concentrato. Questo. Dannazione. Buongiorno, qua sento odore di Ferenichi. Questo quadernino qua è messo malissimo. Sento davvero. Cioè, come hai fatto? Nell'altra stanza hai controllato tutto, tutto meno che i libri. E mi va a beccare proprio a me. Perché ho contato i libri che c'erano nell'altra stanza. In questa stanza ce n'era uno di troppo e tu hai rimesso quella più storta nel tavolo. E quindi ho pensato fossi tu. Ma non ero storta, guarda. Guarda che devi giocare, vieni insieme ma a me adesso. Ma non mi fa giocare. Sì. Guarda. Ti sei aperto un menu? Uno dei libri, fidati che è qualcuno di finto. Uno dei libri è qualcuno di finto. Questo tavolo si sta muovendo, ma lo vedi? Ok, l'hai preso? Sì, lo sto prendendo, vedi? Ma, ok, sì. Ok, si è trasformato anche lui in tacchino rosso. Guarda la sedia! Si è mossa anche la sedia, prendila! Siamo insieme! Dove allora, andiamo? Siamo in una mappa di campeggio, mi vedi? Sono dietro di te. Seguimi. Sì, ti ho trovato. Siamo tutti uguali, è difficile. Allora, io voglio diventare una tazza. Perché secondo me una tazzina si nasconde bene. Un cestino. Sicura? Sì, e mi metto qui dentro la tenda. Ok. A me sembra un'idea un po' sciocca. Fatti gli affari tuoi. Guarda che secondo me controlla proprio dentro le tende. Quindi il tuo nascondiglio ho paura che non sia proprio ottimale. Fatti gli affari tuoi, ok? No, io ti sto giusto dando un consiglio. Poi quello che vuoi fare... C'è gente che ancora scappa con la loro trasformazione. No, io penso di essere nascosta benissimo, ti dico la verità. Ok, qua c'è una tazza che salta, mi scusi, questo è il mio posto, se le salta due così... Due tazze in un albero non ci possono stare. Notano anche a me e poi mi ammazzano, quindi per favore si allontani, vada in un altro albero. Comunque ti farei notare una cosa, sì, dimmi. Mancano solo 50 secondi e al momento siamo messi benissimo, perché neanche hanno provato a cercarci in questa zona, quindi siamo messi benissimo e potremmo vincere questo round. Sai qua, ti dico? Vado in corsetta. Guardami. Chi era? Eri tu quello che scappava? Cosa voglio essere oggi? Un lavandino, un frigorifero, un letto. Vediamo se riesco. No, non puoi neanche prenderlo il letto. Io voglio essere un cestino. E okay. Mi metto tipo qua. Oh no, qua. È già scaduto il tempo. Eh sì, devi essere cioè, piano piano. Io non ho trovato altro modo. Cosa sei tu? Cosa secondo me ha senso. Cosa sei diventato? Sono diventato una televisione in cucina. Ah, eri tu la televisione? Io sono per dirti. Ma chi è quello lì che si è messo a... si è trasformato nella TV e si è messo in cucina? Secondo me può avere senso. Ma al massimo un microonde, una tazza, non una televisione. No, perché c'è già invece la TV mentre cucini, capito? Comunque, solo in questa parte di stanza siamo tantissimi. Perché una tazza è fianco a me. Io sono il cestino. Lo vedi che canta? Ha cantato. Aspetta. Ok, sta scappando, scappa, vai lontanissimo. No, sta rimanendo qua. Mi becca. Sta rimanendo qua. Mi becca. Aiuto, che ansia. Ragazzi. Cioè, che fa? Mi fissa e basta? Oh, mamma mia. Cosa state facendo? Aia. Ti ha preso? Scappo e mi trasformo in... C'è pure un tavolo. Ma togli di tavolo. Aiuto. Mi nascondo come un cespuglio. No, smettila di seguirmi. Tavolo.
cioè stanno scappando tutti e tu continui a seguire a me. Guarda che sei un disgraziato. Allora, ho una sfortuna incredibile, guarda, lascia perdere. Smettila di seguirmi. Io sono diventato un cespuglio. Anch'io, ma sto scappando perché quel tacchino non mi metto qua. Non se ne accorgerà mai. Ok, ti vedo. Anch'io sono un cespuglio. Se ti zoomi un po', io sono l'ultimo cespuglio nella casa blu. Stai attenta, si sta avvicinando a me. Perché che... Scappo. Aiutami. Almeno l'hai distratto tu. Ah, guarda, l'hai distratto tu come cespuglio e non mi ha calcolato. Eccomi. Oh mamma mia. Scappa, trasformati in qualcos'altro e rinasconditi, è la cosa migliore. Sì, ma non trovo nulla. Aiuto, stanno controllando tutti i cespugli. Aspetta. Ok. Aiuto. Ok. Mi hanno trovato, sono diventato uno che deve trovare gli altri. Va benissimo. Accidenti. Va benissimo, stavo per dire cosa sono diventato, ma diciamo che me lo terrò per me. Mancano soltanto 20 secondi e ci sono ancora 6 persone nascoste, 5 adesso. Non abbiamo ancora mai visto quelli che cercano vincere una partita. Ah, questo cestino è stortissimo, mi sembra molto farlocco, uno dei due. No, sono veri. Guarda, ti devo ritrovare. Sei pronta per il secondo round di sfida? Sì. Ti sei nascosta bene? No. Tra 5 secondi arrivo. Ok, fatto. È molto complicato. Cioè, è semplice e complicato allo stesso tempo. Perché è quella mappa dove ci sono i container. Ok. Quindi ci sono tante cose disordinate. Quindi è semplice nascondersi. Però anche è semplice, secondo me, essere trovati. Sì, già ho visto delle scatole muoversi. Guardali che corrono. Guardali. Allora, scusi. Prendilo. Dannazione, ma quanto ti muovi? Ma la smetta, stia ferma. Uno l'ho preso. Mi sono resa conto che c'era qualcuno. Aiuto. Allora, sei qua. No, vattene, non è giusto. Signorina? Non è giusto, vattene. O sei questa? Disgraziato. Disgraziato, ma perché ho parlato? Non mi sono resa conto. Ciao, bella. Adesso trovo tutti. Dammi un bacino. Mi sono arrabbiata, okay. E trovo tutti. Guarda che ne mancano solo 5. Questa volta ce la facciamo. Vai. Questa volta ce la facciamo. Ho preso, credo, un altro. Sì, 8. Ne mancano solo 4. Questa sedia che si muove. Ok, ne mancano 3. Ok. No. No. Ah, è davvero complicato. Ne mancano solo 2. Abbiamo 1 minuto e 30. Ma dai. Si sono nascosti benissimo, eh. L'ho capito, però. Si sono nascosti. Mi sembra di aver visto qualcosa muoversi, ma ho il dubbio. Una di queste 3 scatole, tipo. Ok. No, me lo sono sognato. Ok, ci dobbiamo nascondere. Dove sei? Dove sei finito? No, sono qua. Mi hai già abbandonato. Dove sei? Dove sei finito? No. Ti ho visto. Ognuno per sé. Io divento la statuetta dell'Oscar di DiCaprio. Ti ho visto, sei questo. Dove mi nascondo? Allora. Ti vedo. Qui chiaramente vedi. È proprio una statuetta vinta. Sì. Allora, io voglio diventare una piantina. Nella vita volevi essere una piantina. Mi metto qua. Se potessi rinascere, diventerei una piantina, giusto? Mi sono nascosto molto bene, secondo me. Tu che dici? Guarda che credo che stia giocando comunque. Secondo te sta facendo finta di essere FK o cosa? Non lo Siamo so. Siamo tutti davanti a lui. No, non lo secondo so. Me è FK. Guarda, cioè non si sta minimamente muovendo. Io non so perché tu non capiti mai e io capito non costantemente. Comunque, nuova mappa che si chiama Summer Camp. Non vedo l'ora di venire a trovarti, cara mia. Ti ho già trovato 2 volte. Non c'è 2 senza 3. È difficile questo. Perché l'altro campeggio aveva più cose. Mentre invece qua sei un po'. Questo cestino ha messo male. Sbim! Un po' di cose strane, insomma. Ciao, cestino. Ok, e siamo già in 4. Io ti dico solo Aiuto! Questo. Questa lampada si muove. Quindi anche tu. Ma dai, state fermi almeno, e ragazzi. Siamo a 5. Tu mi hai detto che è difficile. Ma la mappa è gigante. No, quindi... ti sto dicendo. È difficile nascondersi perché non ci sono poi così tanti oggetti vari, capito? Ok. Vedi che più o meno siamo sempre lì, ci sono un po' sempre le stesse cose e quindi è un po' complicato. E ne ho beccato un altro. Vedi che non è semplice. Speravo che fossi tu. L'hai preso, sì. Ce l'hai fatta? Sì. E siamo in 6. Una di queste lampade a me puzza. No! Muori! Ho
Oh, comunque sono proprio brava a sto gioco, eh. Lo fai davvero apposta. Cioè mi spii. Io sono convinta che tu mi abbia spiato. Io ti giuro che non ho mai guardato il tuo schermo da quando abbiamo iniziato a giocare ti a questo odio, gioco. Ti te odio. Lo giuro proprio. Non so perché ti becco. Cioè è una roba incredibile. Allora dai che manca ancora un minuto e mezzo. Quasi. Vogliamo quindi, vincere. Sì, vogliamo vincere. Farcela. Voglio vai. Vincere. Finiamo il video con una cosa epica. Ne ho beccato un altro. Ne mancano solo tre. Dai che ce la facciamo questa volta. Dai che facciamo l'impossibile. Secondo okay, me possiamo okay. Allora c'è? Il cestino mi puzza. Questa l'orsacchiotto. No. No ma accidenti. A quanto pare la il fuoco. No ma allora, miseria. Vado a controllare allora, questa sono? Casetta. Dove sono? Io li voglio trovare casetta, assolutamente. Casetta. Letto. Letto. Orsacchiotto. Eh no, l'orsacchiotto è plausibile nel letto no. Giustamente. Questo tavolino. No. Questo? No, cioè, dove sono? No. Spiegami dove sono. La perché tazza. È impossibile no. A sto punto. Guarda, c'è questo che sta camminando. Prendilo. C'è un prendilo. Falò che cammina. Prendilo veloce. Vai, no, ma e di fermati. Nuovo non ce la facciamo di nuovo. No, è davvero difficile vincere così. Uffa. Ma oh, fermatelo. Vedo anche uno stacchiotto. Aspetta, aspetta. Clicca. Cioè, non fa fermarlo questo, davvero. Corre più di noi. Ne Basta. Mancano solo due. Ne mancano solo due. E secondo me lui l'avevamo preso. E sì. C'era l'orsacchiotto che correva, c'erano ma entrambi io non i movimenti. Ho capito, cioè ho cliccato su di lui 200 volte, su di me cliccano due volte e vengo trasformata. Quindi non capisco, cioè che vita aveva, è impossibile. Potevamo farcela questa volta. Sì, sì, cioè, eravamo erano davvero messi solo bene. In due e stavano correndo entrambi, quindi era solo riuscire a cliccarli. Che sfiga. Comunque ragazzi, ci fermiamo così per questo video. Fateci sapere se ne volete vedere altri episodi, perché secondo me è molto divertente come la Marder. Questo tipo di mappe esatto, sono esatto. Divertentissime. Magari si può anche organizzare in live di giocarlo tutti insieme, perché ce lo vedo oh, molto bene. Fantastico. Da giocare una tra live, consolini. Dato che ora riprenderanno anche sì. Le live. Dai sì sì. Qualcosina speriamo, riprenderà. Speriamo prima possibile. Esatto. Il prima possibile. Sarebbe fantastico giocarlo tutti assieme. Quindi lasciateci tanti like se vi è piaciuto il video, se vi piace la mappa, e nel caso fateci sapere nei commenti. Beh ragazzi, riesci così se ci lasciateci un like. E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao ciao.